Fare il sindaco in questi periodi non è una cosa facile, però è bella, è utile, è interessante, specialmente quando uno ci mette molta passione ed è attaccato alla comunità ed ha un senso di proiettarsi nel futuro e di cercare di risolvere i problemi della comunità. Tra le numerose iniziative della mia amministrazione comunale di Bianchi mi pregio di due iniziative in questo momento. Una è fiore all'occhiello, posso dirla, è l'invenzione di il del taxi sociale. In cosa consiste? Ci siamo accorti come amministratore che ci sono delle fasce deboli nei paesi, fasce deboli economicamente, fasce deboli anche per età, e quindi parliamo degli anziani che vivono soli, dove i figli non ci sono, hanno qualche parente ed è pure anziano, e di conseguenza nel momento in cui si devono muovere per andare in altra parte, tipo Cosenza, Catanzaro o ai centri più grossi per assistenza medica, delle visite specialistiche, trovano difficoltà ad arrivarci, visto che pure noi come Bianchi e Aria Interna abbiamo difficoltà ad raggiungere queste per carenze dei trasporti pubblici. Vogliamo che, e si vuole da anni, sono 12 anni che la ferrovia non collega più Bianchi con Cosenza fino a Rogliano, quindi è interrotta, e di conseguenza ci sono questi problemi. Allora abbiamo inventato questo taxi sociale, che consiste che il cittadino fa una richiesta al comune una settimana, 10 giorni prima, di utilizzare il mezzo messo a disposizione per essere trasportato nel luogo dove lui ha l'appuntamento per questa visita specialistica. L'amministrazione comunale, attraverso dei finanziamenti di Aria Interna, ha ottenuto e ha acquistato un doblò in 5 posti. Questa macchina va ad essere usata proprio in queste occasioni. Una delle persone del comune, quindi un dipendente comunale, si mette a disposizione e preleva il cittadino davanti casa e lo porta nel luogo per poi farne ritorno. Tutto questo c'è soltanto da pagare un contributo minimo, minimissimo, che gli consente, in poche parole, al cittadino di avere l'auto in qualsiasi giorno della settimana e quindi poter avere la possibilità di curarsi o di un disbrigo di una pratica importante all'INPS o a quant'altro, e anche se questo cittadino ha un problema di non avere vicino un proprio figlio o una persona a cui portarla. Credo che questa sia stata un'ottima invenzione, ma principalmente un'ottima idea umana, riguardante proprio per preservare ed aiutare queste persone che sono sole nei nostri paesi. Guarda caso, non sono poche, ma sono moltissime. Da quando l'abbiamo istituita abbiamo avuto molte richieste e di questo ne siamo più che felici. Un'altra richiesta, un'altra idea che abbiamo avuto, e questa parliamo di questi giorni, è di pensare di annoverare nel patrimonio immobiliare del comune dei fabbricati dei centri storici. In che senso? Noi vediamo che i nostri centri storici, oltre che sono spopolati, le case sono totalmente vuote e si stanno diroccando, perché non abitandoci nessuno vengono a creare anche problemi. Molti cittadini vivono al nord e quindi hanno anche pure difficoltà alla manutenzione, per non dire di pagare pure le tasse tipo l'IMU. Allora abbiamo pensato,
perché non chiedere ai cittadini se vuoi cedere gratuitamente il tuo immobile che a te crea qualche problema nella manutenzione, nelle responsabilità, specialmente dei periodi invernali che creano delle cadute di calcinacce ed altro, non cederla al comune? Questa è la domanda che ci siamo fatti e abbiamo fatto un atto deliberativo dove invitiamo i cittadini a farsi avanti e dare al comune gratuitamente un loro alloggio che per loro diventa un problema. Questo vantaggio per il comune sta anche nel fatto che la nostra idea potrebbe essere quella di utilizzare questo fabbricato a chiedere dei contributi alla regione, al ministero o quant'altro come vanno per fare un centro storico albergo, una casa albergo, quindi un modo di avere dei contributi, spenderli, riattivare, mettere in funzione queste case del centro storico e poi farle utilizzare a chi viene per una vacanza invernale, estiva, autunnale e perché no a qualcuno che vorrebbe trasferirsi nel nostro paese, un paese di 1200 abitanti, paese tranquillo, sereno, sulle 850 metri del livello del mare, paese dove viviamo nella tranquillità e nella quiete, dove si respira aria pura e l'attaccamento e il rispetto degli uomini a chi viene da fuori è enorme, quindi sentirsi a casa sua. Quindi questa nostra idea è di acquisire questi alloggi e domani utilizzarli per case albergo, naturalmente a prezzi stralciati al fine di poter rimpinguare le persone che per motivi di lavoro sono state costrette ad emigrare e quindi avere in questa maniera un fiorente di nuovo centro storico che in questi momenti languisce e rattristisce tutti quanti. Io invito in questo momento chi ha un alloggio nel comune di Bianchi e vuole cederlo gratuitamente all'amministrazione comunale per fare questo suo progetto, ne saremmo veramente lieti. Vi ringrazio sin da adesso.